giocatori. Diamo gioco da un portatile, quindi carico completamente. Intanto inizia la partita. Salve a tutti, salve a tutti i fans di Sei Tu il protagonista. Eccoci qui per l'ICC numero 5, il primo play day. I due giocatori che si sfideranno quest'oggi su questa mappa che sembra una mothership sono un master e un diamante. Vediamo NXG Shady, il nostro amico Master, spawnato da Zerg in alto a sinistra del team Nets Gaming, che si fiderà con Giammo del team Outer Semper, spawnato in alto a destra, lui Protoss invece, quindi un PvZ per questo game che ci andremo a gustare, il primo game day, questo primo play day. Giammo va a scoutare in basso a destra dove non si trova il suo avversario e credo che farà tutto il giro fino a riuscire a trovarlo per ultimo. All'ultimo spawn point riuscirà a trovarla. Adri, allora salutami ragazza Sammy, salutiamo tutti Sammy, la ragazza di Giammo, solo perché l'ha chiesto in streaming, e salutiamo anche sua madre perché mi ha detto che guardava anche sua madre. Salutiamo la madre per par condicio, ragazza e madre. Ora ci stiamo dilungando un po' troppo, lascio la parola un po' a Urkukan. Che purtroppo non può dire moltissimo perché Liquipedia questa volta non ci aiuta. Possiamo dire che gli Outer Semper sono un team abbastanza interessante, visto che abbiamo tra le sue fila anche il famoso Star Eagle, un Grandmaster Terran. Ce ne sono pochi di Grandmaster in Italia, quindi insomma ci fa sempre Ce ne sono piacere salutarlo, due, sì, tre. 2-3 insomma. E intanto la pull a 15 da parte di Shady, mentre Forge Expand ovviamente per il Protoss, che in questo momento andrà a prendere pure il suo Nexus di espansione. Eh sì, sta aspettando, mancando 400 minerali, quindi Forge Expand eseguita per ora abbastanza in modo standard. Vediamo, sì, forse il Nexus, boh, di solito optano per fare prima il gate e il cannone piuttosto che il Nexus, ma dipende da cosa scoutano sull'avversario. Infatti è strano che Jamo non abbia ancora scoutato e si senta abbastanza sicuro. E Evidentemente. ora andrà a scoutare, la sonda sta per arrivare. Sì, Una ma chiusura un po' strana perché comunque il pilone è molto avanzato per il giocatore Protoss. Ora mette anche il cannone, manca ancora il gate. Intanto la sonda di Jamo è arrivata a scoutare. Passa dietro la mineral line dello Zerg e vede tutti i lavoratori tranquillamente. Probabilmente ha già visto l'espansione, si sì, ha visto l'espansione, però ora i Ling se la prenderanno con questa povera sonda da scout. Vedete la nuova skin dei Ling su Oz. Sono un po' sì. strani, un po' brutti, ma non importa. Intanto arriva ora il gate da parte di Jamo. Ora i piloni sono un po' più arretrati rispetto a prima, quindi va meglio. Due gas in questo momento per il Protoss che sta per terminare la sua base di espansione, mentre quella dello Zerg è già terminata. Eh sì, ancora nessun gas, ma Shadi o Shade. Shady. Shady decide di prendere una seconda espansione, quindi probabilmente non opterà per un early pressure, ma vorrà macrare il più possibile all'inizio. Probabilmente prenderà i gas verso supply 41, 42, insomma dipende un po' da quello che vuole fare, dipende anche da cosa vuole fare, quindi potrebbe prendere anche tutti e quattro i gas insieme. Di solito c'è Di la... solito si fa quando si arriva a 40, si drona fino a 40 e poi Sì. si prende tutti i gas insieme, però intanto Sì. l'entrata di Jamo è restata aperta perché non c'è alcuna sonda a chiudere il piccolo buco che c'è tra il pilone e il gate, quindi questi Ling se si muovessero potrebbero entrare in base. Sì, ma sono soltanto 4 senza speed, probabilmente uno sarebbe bisciottato dal cannone, quindi esce in questo momento lo Zerota che tranquillamente tappa il buco, anzi va anche avanti. Questa scena l'abbiamo vista oggi ed è costata la partita a un giocatore platino, Master, a un giocatore a un master. giocatore master nell'Energy Nell'Energy Cup. Cup 2013, ma insomma comunque. Intanto la ricerca del più uno, l'attacco da parte di Jammo parte insieme alla ricerca del Warp Gate, mentre comincia anche a fullare la sua prima base di espansione, mentre quella dello Zerg è quasi completamente fullata, infatti 30 droni, invece 30 droni contro 31 del Protoss, quindi alla fine sono più o meno allo stesso livello, i due giocatori. Sì, ma la
La seconda espansione di Shady ancora non è stata, ora c'è soltanto un drone, quindi probabilmente entro breve sarà fullata e supererà, overmacrerà, come si dice in questi casi, il giocatore Protoss. Intanto ha preso soltanto due gas, il giocatore Intanto un 3 Zerg. gate, anzi 4 gate robo per il giocatore Protoss, che ha messo la fabbrica robotica insieme ad altri 3 gate. Decide pure di fare il mothership core, sebbene gli tolga 100 di gas e, se non sbaglio, 100 di minerali. Sì, 100 e Sì. 100 per il mothership core. Ma Intanto. in genere l'abbiamo visto abbastanza utile questo Mothership Core, anche perché può utilizzare il recall e quindi insomma può anche provare a fare un early push con pochissime unità e poi subito rientrare in base protetto dai cannoni, una cosa che abbiamo visto fare diverse volte. Infatti arriva un proxy pylon da parte di Jammo, probabilmente vuole fare un early pressure verso l'ottavo minuto con una massa Zeloti, però già un Zelota viene surroundato. Abbiamo visto anche una micro molto buona da parte di Shady che salva lo Zelota attaccato, ma come vi dicevo c'è il nucleo della nave madre che è abbastanza ostico, visto che all'inizio può essere affrontato solo da Queen. E intanto però questo Mothership Core si sta attaccando una Queen, e come si sa la Queen vince contro Mothership Core, dovrebbe Sì, ritirarlo in questo momento, l'ha e invece non perso, ci sta troppo facendo tardi. troppa attenzione, ha perso il suo Mothership Core. Ora arrivano 4 Zeloti warpati, però la colonia del Blatt è già giù e sta producendo già 4 Blatt. Il giocatore Zerg che sta pure ricercando il più 1 all'attacco alla distanza insieme al Metabolic Boost, e la Tana è già terminata da parte di Shadi, mentre Jammo decide di fare la sua seconda base di espansione, e con la sua fabbrica robotica e i suoi gate non sta producendo ancora nulla. Due gas, è rimasto due gas il giocatore Protoss, mentre quello Zerg è andato su 4 in questo momento, sebbene non siano tutti fullati, anzi. Eh sì, ancora non ha, è con due droni sul terzo gas e zero sul quarto, ma per il momento si stava concentrando più sulle unità. Intanto prende d'assalto il proxy pylon con le sue blatte, ma esce già il primo immortale, quindi per queste Jammo tra blatte. l'altro rimane il suo play bloccato a causa di questo proxy pylon che viene distrutto. Il primo immortale sta per uscire, come stavi dicendo, e ma Sentry è immortale, è l'immortal Sentry, il solito immortal Sentry che vediamo funziona abbastanza bene contro uno Zerg che va di blatte, ma forse non sa che sta per arrivare delle muta. Sta per arrivare delle muta e nella sua base potrebbe fare veramente male, perché non sta producendo tanti stalker. Tra l'altro c'è pure un custode nella base principale del giocatore Protoss. Oltretutto non ha neanche dei cannoni sulle linee minerarie, neanche dei piloni per successivamente costruire dei cannoni, quindi sarà veramente un massacro verso questi Nexus. Però ha finito di costruire la sua seconda espansione, anche Jammo, che potrebbe recuperare con questo. Decisamente dal punto di vista della macro siamo 92 di psi per Shady contro 85 per Jammo. Ora, se avrà fortuna con questa Phoenix allucinata, riuscirà a vedere la Spire Sì. passa in mezzo alla natural del giocatore Zerg e si dirige verso la main base e vede la Spire. Dovrebbe vederla, deve stare attento, se non vede è proprio nei guai, perché non potrà far nulla. Due Starport sono stati messi in produzione, forse vuole fare doppia produzione di Fenici, sebbene non credo che siano tanto costo efficienti, a meno che non siano micrate molto bene. E intanto arriva la terza espansione per Shady, che è anche supply bloccato perché ha perso il custode, che è andato a scoutare un po' l'army composition del suo avversario, che per ora è soltanto composta da Zeloti, Immortali, Sentry e solo due Stalker. Probabilmente inizierà a warpare più Stalker perché avrà visto anche lui il pinnacolo, anche se in effetti era in costruzione. Come abbiamo visto, i giocatori master possono anche fare delle giocate di questo tipo, nel senso annullare una struttura subito dopo che l'avversario l'ha vista, quindi illudere che si sta switchando verso Arrivano qualcosa. due Phoenix, mentre arrivano 11 muta da parte del giocatore Terran. Come non detto, allora vai di Phoenix e vediamo un po' come va la micro. Caro Protoss, siamo 144 per Shady contro 109 per Jammo. Lo Zerg sta decisamente avanzando, anche i miei cani non sono molto d'accordo che Non lo sono Zerg. d'accordo No, per le non sono Phoenix. d'accordo contro le Phoenix, anch'io due mi sembrano un po' pochine. Intanto arriva il Mothership Core, che non avrà vita lunga perché ci sono già Mothership Core sarebbe potuto essere molto utile per fare il Photon Cannon Eh sì. sulla base. Credo che questo ingaggio sarà abbastanza un massacro per il giocatore Protoss.
Protoss che con le Phoenix cerca di distruggere queste mutalische, che sono veramente tante. Phoenix che non vengono micrate comunque, anche perché sì, le mutalische stanno focussando gli Stalker. Io avrei pensato a un ingaggio molto peggiore per il Protoss, pensavo che le unità Zerg sarebbero riuscite a vincere, e invece grazie a force field decenti e a questi zeloti soprattutto che hanno eliminato tutti i Ling, è riuscito a vincere l'ingaggio. Il giocatore Protoss continua a produrre ovviamente le Phoenix per contrastare queste muta, perché come si sa le Phoenix hanno un range maggiore, se non sbaglio, rispetto alle muta, oppure semplicemente per il fatto portata 5 le Phoenix, mentre le muta hanno portata 3 appunto, sì. E tra l'altro le Phoenix possono sparare anche mentre sono in movimento. Esatto, questo forse anche le rende ancora migliori, anche perché sono più veloci rispetto alle muta, quindi possono tranquillamente cercare di muoversi, sparare, allontanarsi, sparare, finché non le perdono, finché non distruggono tutto. Intanto una Rass però... nella base principale di Jammo, che non aveva neanche una sentry per bloccare la rampa, arrivano gli speedling nella base direttamente sulla linea mineraria della home di Jammo. Ci sono le muta che cercano di distruggere le Phoenix che sono arrivate per contrastarle, sposta tutti i probe, ma c'è un attacco di questi speedling che riescono a distruggere un po' di unità, si portano a casa, riescono a distruggere quasi tutto. Ci sono ben in totale sono state uccise 37 probe da parte di Shady. Eh sì, però queste Phoenix, nonostante fossero soltanto 5, sono riuscite a praticamente counterare tutte le muta, e ora c'è una massa zeloti inquietante. Insomma, dovrebbe fare un po' d'attenzione il giocatore Zerg se non vuole soccombere, perché soltanto Ling contro zeloti ovviamente hanno la meglio gli zeloti. Ma mancano delle sentry che potrebbero aiutare con questi due immortali, soprattutto con le Blatt che stanno arrivando, sebbene ce ne siano abbastanza poche di Blatt, ne sono due in campo se non sbaglio, credo che stia andando di Ling bene, Ling muta, il giocatore Zerg infatti in questo momento morfa anche 5 Beneling per entrare probabilmente nella chiusura del giocatore Protoss. Intanto le Phoenix vengono prodotte ancora un po', ma Jammo credo che si ritrovi in una condizione abbastanza difficile, e soprattutto non muove il suo esercito, ora muove il suo esercito per andare a contrastare quello del giocatore Zerg, però questi tanti zeloti sono stati uccisi da due Bene, dai 5 Bene che c'erano lì in giro, però è sempre un ingaggio vincente Sì, per perché... Jammo, che con i suoi zeloti riesce a contrastare facilmente tutti quei Ling. Sì, perché come ti dicevo, gli zeloti sono veramente E tra tanti. l'altro c'è stato un warp di zeloti che hanno distrutto la terza base, la seconda base, la terza base di espansione del giocatore Zerg. Ora Shady stava cadendo e invece si è recuperato all'ultimo, sta ancora laggando però. Sì, questi zeloti che sono arrivati da questo proxy python che non avevamo notato, intanto c'è un altro anche qua vicino a Torex and Laga, ma le muta individuano immediatamente la probe che ha messa sulla Torex and Laga, ma non ancora il proxy python ricostruisce subito la terza espansione, mentre il Protoss in questo momento sta andando con Phoenix qualche immortale massa zeloti, perché ha visto che lo Zerg sta andando con Ling, quindi gli zeloti sono una counter molto buona, specialmente se si fanno gli upgrade, il più uno all'attacco che vi ricordo permette agli zeloti di uccidere un Ling con soltanto due colpi anziché tre, lo ricordano tutti oramai. E intanto queste muta vengono mandate un po' al massacro, perché le Phoenix ben micrate riescono tranquillamente a distruggere tutte quante le blatte. Ecco, questo potrebbe sì, però essere c'è veramente... una Rass di Blatt che sta andando direttamente in natural, però vengono sollevate da queste Phoenix e ne perde poco a poco Shady. Queste Blatt vengono uccise un po' miseramente, povere Blatt non possono far nulla per contrastare le Phoenix, possono solo guardarle male, mentre si rifà la terza base di espansione del giocatore Zerg, sta andando pure a Hydra, sta ricercando in questo momento il potenziamento più 2 alla portata e più 2 anche all'attacco a distanza per le unità di fanteria, le unità di terra. Arriva anche la fossa di infestazione, quello che mancava forse dei marini infestati la crescita fungina, nonostante ci sia stato un nerf, comunque è sempre una buona opzione per bloccare le unità
unità avversarie, specialmente gli zeloti, e quindi attaccarle poi successivamente con le Blatt e le Hydra. Mi sembra una buona scelta, vedremo come andrà a finire. Intanto Shadi comunque continua sempre a portarsi avanti, 165 di Psi per lui contro 131 di Jammo, che continua ad andare soltanto su due basi. Forse dovrebbe switchare, tre ho visto, basi, su tre basi, sì, su con due espansioni. Ha fatto l'archivio dei Templari, però non ha costruito e soprattutto ancora. Un problema è che non ha i force field Jammo e quindi non può dividere a metà l'esercito del suo avversario, che comunque sembra abbastanza imponente. Questi due mortali fanno veramente tanti danni alle flatte, ma poco a poco l'esercito del giocatore Proto si sta abbassando di supply, però sembra che anche questo sia un ingaggio semi vinto per Jammo grazie a queste Fenix che alzano le unità avversarie. Non lo so, perché comunque tutti gli Stalker sono stati distrutti, ora ci sono le Hydra che stanno riculendo dalle Fenix e le Blatte che arrivano mano a mano riescono a distruggere gli Stalker, nonostante il ciclo degli Stalker sia abbastanza buono da parte di Jammo. Ora cerca di scappare perché è in inferiorità numerica, si è sceso 81 ormai al doppio. Ora sono in promozione tra l'altro anche 16 Hydra Disc, che tra poco avranno anche la velocità di 20, del 20% aumentata anche fuori dal creep. Credo che Jammo non possa fare altro in questo momento. Arriva a dare il GG, quindi un immortale che si prende un paio di aculei acidi delle Hydra in faccia e viene immediatamente distrutto. Ormai il creep è arrivato già in prossimità della seconda espansione di Jammo. Non credo effettivamente ci sia molto che possa fare, a meno che non evoca degli alti templari. Iniziano le storm contro le Hydra, ma non la vedo cosa fattibile, perché ha troppo poco gas. Infatti perde anche la seconda espansione, tutte le prove. Arriva il GG da parte di Shadi.